Mister, avevi definito da 8 questa stagione, passetto dopo passetto ci stiamo avvicinando al 10, diciamo 8 e mezzo tenendo conto dell'approdo alla fase regionale e anche la finale di Coppa, però al netto di tutto abbiamo visto una prestazione maiuscola stasera del Pontelungo, spaccando il cappello, non averla chiusa prima è stato un peccato forse. Sì, siamo molto soddisfatti, ci tenevamo, è la prestazione che mi aspettavo perché ho visto i ragazzi carichi, perché ho visto una squadra vogliosa anche in settimana, ma non solo, nella rincorsa che abbiamo fatto per questo secondo posto che era l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere con una Carcarese come abbiamo visto in questo campionato. Adesso tutto quello che viene è di guadagnato, io sono qua da 6 anni, abbiamo raggiunto quello che ci eravamo prefissi 3 anni fa, che il Covid ci ha impedito, e ora andiamo a giocarcela e vediamo cosa facciamo, dai. Emanuele, ci racconti un po' il lavoro in tandem con mister Zanardini, perché abbiamo visto un Pontelungo in piena evoluzione, capace anche di proporre tantissime soluzioni diverse. Poi il mister lo diceva, magari in attacco abbiamo molte più soluzioni, però sapete cucire gioco, andare magari sugli esterni oppure in verticale subito su Sfingeri, una squadra veramente completa in ogni sua espressione di gioco. Quest'anno abbiamo cambiato tanto rispetto alle passate stagioni che sono state condizionate dal Covid, ma abbiamo avuto tanti ragazzi nuovi, tanti ragazzi giovani, ma con tutti abbiamo un bel rapporto, tutti hanno voglia, tutti si allenano forte, che per quanto riguarda la mia parte, diciamo, è molto importante. Li ringrazio perché se non fosse per loro questi risultati non ci sarebbero. E adesso andiamo incontro al futuro, domenica abbiamo un'altra partita alla quale teniamo tantissimo, perché è 3 anni che corriamo dietro a questa coppa che continuano a sospenderci. E il mister ha già perso una finale qui a Pontelungo, io non c'ero ancora, speriamo di ci invertire i tempi e di invertire il trend. Ormai è la cabala, finora ha portato bene, vediamo domenica se riusciamo a completare l'opera, ce la metteremo tutta. I ragazzi ce la metteranno tutta come ce l'hanno messa tutta stasera, e penso si sia visto, la vittoria mi sembra abbastanza meritata. Mister, non ti chiedo come andrà a finire Savona Campese, per non metterti in difficoltà, però cosa significa per voi approcciare a questa fase finale, e avete anche le carte soprattutto per far bene, perché il Savona in Coppa l'avete già affrontato, vi siete usciti non solo con il passaggio del turno ma anche con tanta consapevolezza in più. Ma guarda, sicuramente per noi è un'avventura, faremo conoscere il nome del Pontelungo in tutta la regione, anche se qualcosina in precedenza abbiamo già fatto con la finale di Coppa di 3 anni fa, però adesso andiamo a fare delle finali per andare tra virgolette nel calcio che noi vorremmo e sogneremo di raggiungere. Però, come ho detto in precedenza, vediamo come evolveranno i ripescaggi. È ovvio che non vogliamo lasciare nulla di intentato, perché comunque sia poi non vogliamo avere rimpianti.